Guarda chi c'è, il nemico pubblico allora. Numero uno. Scommetto che i poliziotti stanno tirando freccette alla tua foto. Io devo diventare motorcycle e tu devi premere la freccia per entrare. Sei dato 100 a 1 come partecipante al rush dei banditi. La strada è ancora lunga. Che ne dici di X, sì, deve accettare il divorzio, dai, il spostamento. 1, 2, 3. Ci sono un sacco di fazioni fuori città, ragazzo. Il rombo di tuono, la milizia di Ember, i sei Silver. Forse potrebbero anche. Con tutto che hai premuto X. Con la loggia. Però non c'è scritto niente. Tutti gli alleati possibili. Giusto. Bene, sei il mio asso vincente. Non ti perderò di vista prima che le carte siano in gioco. Aspetta. Sento Antonio sul gruppo di parassiti a cattoni. A chi serve la LG con la targa bianca? Io ce l'ho. A noi? Di scrivere. Sì, ce l'ha. Voglio vedere. Allora, Federico. 1, 2, 3. Dimmi cosa devo schermata scegliere. Tutta nera. Bravo, allora è riuscito. Ora sono dentro il fa, ora sono dentro il fa. Sì, calma. Ciao. No, non dovevo entrare nel cavo. È venuta la schermata nera e poi è entrato lì. C'è stata qualche secondo e poi è entrato. Aspetta. Premi triangolo. E che ora se ti vedi, lo vedi il personaggio, giusto? Sì, mi sta scrivendo, Antonio. Triangolo è salito insieme al palco. Qua dice addirittura che deve andare in un'attività recente per farlo. Zitto. Oh, zitto. A me, io, no? Per dirgli a me serve, no? Poi ve la passo a voi, poi. Ma certo. E mi fa, ti serve? Dico di sì, serve. Anche te. Ah, però ti sa un po' di te. Sì. Sì. Oh, sì. Sì. Devi riuscire a fare anche il disco. E vabbè, però tanto ci andiamo. Piloti, qui è la vostra curatrice. Le strade dicono che ci aspetta proprio una bella storia in stile Davide e Golia al rush dei banditi di quest'anno. Una piccola valenza. E fidateci, il collezionista, lassù ai vertici della loggia, non è affatto contento. Al momento la banda di Tyler ha sconfitto metà delle fazioni di strada di Fortune Valley. Bello sforzo, ma c'è ancora tanto da fare. E la parte più dura deve arrivare. Alla piccola banda ribelle. Le strade vi salutano. Non è facile che ci riesci. Correte liberi, correte fieri. Date una lezione alla loggia. No. Vuoi ancora fermarci, Navarro? Ti conviene darti da fare. Quando ho capito... Ti abbiamo provato già 3 volte e non ci siamo riusciti. Vabbè, quello è rimasto. Buongiorno, eccolo. Stanno in classe. Sta provando un glitch. Però non va. O siamo noi che non ci sono. Eravamo 6 fazioni in lotta, esiliate dalla città dalla loggia. Ma adesso abbiamo una causa comune. Siamo i 6 di Silvia. E un giorno sentirai parlare di noi. Tyler Morgan? Sta succedendo. L'ultimo video l'ha messo sempre con il trucco là di portare il personaggio della storia. Che vuoi far fuori la loggia? L'ho sentito e ho pensato, è pazzo, ma non così pazzo. Dico sul serio, vedrai che Lina non è. Sì. Accidenti. L'abbiamo fatto già 2 volte, ma... Perché ti interessa tanto, cavrò? Ho qualcosa di molto più semplice per te. Parliamo dopo la corsa. Ma no, è durato.
No, lavorano, ormai stanno lavorando perché secondo me stanno elaborando il nuovo DLC. Stanno cercando di capire che cosa manca GTA. Se gli do un consiglio io, ci manca il mal. Infatti manca soltanto qualcosa navale, basta. Il mare, ormai dopo il cannone orbitale hanno completato, diciamo... No, lo spazio! Dobbiamo fare le missioni nello spazio. Però tu, Nando, anche tu, lo spazio. Prega cazzo. Significherebbe creare un'altra mappa. Vabbè, la mappa no, solo le missioni, solo le missioni. Ah, le missioni dello spazio. Sono solo i colpi nello spazio e basta. Poi se vuoi mettere i veicoli, metti qualche veicolo strano, però... Cioè, il cannone orbitale è nello spazio, no? E lo so, ho capito, però non è che vedi... Non cominciare senza di lo spazio, è il cannone quello che spara sul Ghost. Se volete, entro dentro e ve lo faccio vedere. Oh, chi è sto tizio davanti? Stella del mattino si chiama sto tizio. Ma questo è scemo. Non quello che vincerà. Ma non vedo un cazzo davanti. Ma comunque dicono che devono mettere import export di livello 2, non sono un hipster parte 2, crimini e paga parte 2. Tutte cose così. Ultima tappa. Percorri e supera quel ponte. Ce la farò. E questo come cazzo si chiama? Però io, Dani, ti devo dire una cosa, io ho il giro del massimo. Perché sono due, sono tue targhe personali. E allora tu vendi una con quella targa e una con l'altra targa. Sì, teoricamente così. Solo che poi nel blocco. Meglio se ti prepari, sto per arrivare. Sì. Però ne vendo tre, due o uno. Non dirò l'ultima località per radio. Dove io e te abbiamo schiantato quella massa angalica. Scusa, a sto punto qua che a te ancora te la fa mettere la targa personalizzata, visto che ne puoi fare 30 targhe. Ne fai 30. Non te la fa mettere per più. Eh no. È cambiato. Sì, cazzo, si è bloccato il posto vuoto della base operativa. Minchia, appena ho sostituito quel cazzo di chip moddata, mi sono sistemati tutti i garage. E vai. Ragazzi, se vi capita le auto moddate, non le prendete perché vi sfase il garage. Vi sfase. No, che c'è? Quella è Al. Quella ha solo la targa moddata, non è che sia moddata il veicolo. Io avevo il Ride Desert, che è l'altra Jeep, come tutto. E l'avevo moddato che aveva le ruote di Benny e dietro non c'erano le ruote di scorta. Ed era tutto vuoto. Ciao. Ciao Vicanus. Ciao Antonio. Buongiorno. Ciao. Ok, ora ne ho di nuovo 7 veicoli dentro la base operativa, cavolo, finalmente. Ok, un uomo di parola. Ti ho mandato la località. Doveva essere una sfida quella. Questo ti ha colpito? Il rush dei banditi ti devasterà. Ma ti supererò. E poi toccherà a lì. Non ho detto lì, ma ho detto il rush. Sì, però guarda, io un po' li capisco, perché bisogna avere il glitch per poterlo dare quella macchina, che sennò come cazzo la dai? La regali. Però
io voglio andare, io sono anche sul canale di Dario G, ma qui pare che non ce l'abbia nessuno. Ok ragazzi, lo conosco da una vita. Secondo me è un'entità. Fatelo soffrire. Infatti poi targa in bianco, non bianca. Forza, forza. 4 giri. Cioè non ce l'ho scritto. Appunto, quindi è in bianco. Quando il compito in classe lo portavi su stare fatto in classe, in bianco. Via. Praticamente sì. E si scattano le 30 ore. Niente, tutto ok. Niente ragazzi, io vi consiglio di aspettare a vendere, perché se esce quella con la targa bianca poi dovete aspettare 30 ore. Perché non viene più nello spiegamento, non toglie il blocco. Cioè è vero farlo avere, ma una volta che ce l'hai devi aspettare. Certo. Una volta che passa ne vendi, ne puoi vendere quante ne hai? 20, ne vendi tutte bene. Ma nessuno c'ha il contatto diretto con il Dario G, tanto un po' di soldi, vediamo se ce la fa. Ma da solo lo staff suo. No, dai, ragazzi, stiamo parlando sempre di un gioco. Spendere soldi per un gioco non mi sembra. Non fate come DJ Lele che voleva spendere 400 euro per una carta moda. Siccome, se tu glielo dici a Dario, dai, te la pago, questo che te la pago. Certo che quello non è che ti dice i 14 euro che ti do la macchina per il problema. Ma oh, è una cifra ragionevole. Lo so, però vedi. Già quel giorno che Domenico Parassiti aveva messo il camancio montato. Giusto? Che io gli ho detto, guarda, mi piace perché sai le ruote di Benny in quella jeep che cerchioni da 40 sembrava. Ho detto, vai, tanto ne ho uno, me ne metto due. Perché ancora quel problema non me l'aveva dato il garage che mi dicevo che avevo un posto vuoto. Allora ho detto, vabbè, dai, vediamo che succede. Gli ho mandato il messaggio e lui domenico ha detto, guarda, non lo do a nessuno. Perché chi lo vuole mi deve dare 50 euro e poi gli do tutto il set di auto montate. Ho detto no, 50 euro no, cazzo. 50 euro no. Non mi interessa, tanto ne ho talmente tanto. No, io no. No, mi accontento. Allora arrivato a sto punto mi accontento di fare come fa Nando, come se è comprato payback con 30 euro. Almeno il gioco. Cambi gioco poco messo. Sveglia Tyler, ormai resta poco tempo. Io la vedo sai quanto ti fa un attimo per il lavoro che fai? Sì, quello sì, senza offrire di dubbio. Ci guadagna, lavoro fatto, Allora, non possono vivere solo con YouTube, i video, i glitch e le cazzate. Allora, loro gli piace che poi hanno tipo 1000 iscritti e in ogni suo video ci sono 2000, 3000 visualizzazioni, 10.000 mi piace. Questo. Fanno questo per visualizzazioni e mi piace. Basta. Capito? Che poi diventano qualcuno e quando diventano qualcuno su YouTube sono le case dei giochi che poi gli mandano le beta a loro gratis. Esce un nuovo gioco, gli mandano la beta, mettono fai video, fai quello. Perché cioè, sono poche le persone che gli fanno le donazioni per vederli giocare. Quelli la maggior parte sono in America, i pazzi che fanno queste cose. Occhio a dove va? Ma cazzo è una prostituta, ti do 50 euro. Te la do. No, quella prostituta con 40 euro te la fai, Nato. In Sicilia, qua 100 euro solo per la bocca, figa. Primo, non devo mollare. Però,
ieri c'era padre, c'era un padre e un figlio. Sì, e mettono contanti negli account, però devi giustamente stare attento a chi ti dà. No, se si parla di Dexlord e Kree, allora va bene, quelle sono persone serie, hanno il canale, hanno tutto, perciò non si mettono a fare cazzate. Però devi sapere per chi ti metti, perché molte volte ti metti con la persona sbagliata, tu ti puoi bravo. Ecco, bravo. Bravo. Manca un giro, gente, statemi dietro. No, perché è entrato in combattito, se fossimo ora. Sì. Mi ha detto, ragazzi, se mi serve qualcosa, se potranno chiudere il gioco, guardatemi. Niente, se lo conosco, lo dice, se lo dice la PS3. Mi sono fidato. Testa di gara. Ma ha cambiato l'accesso. Normale. Ruba l'account. Ma cosa ne fai? Di un... Testa di minchia. Sì, ma però una volta che lui riaccede e toglie la password e cambia la password, a lui gli resta in culo. Almeno doveva essere furbo, non cambiare i dati di accesso, e così quello che dove gioca lui giochi tu. Perché io ce l'ho già condivisa la Play con Francesco, capito? Io ho la PS, la mia è la principale, la sua è la secondaria. Sai come si fa, no? Per sfruttare anche i giochi così. Sì. Perché lui magari non ha tanti soldi e quindi allora vince Fede, lo compriamo insieme. Anche GTA l'abbiamo comprato insieme. Poi ho fatto una puttanata con GTA. Ma alla fine sono riuscito. Sì. Dimenticato, c'era la sei bravo a volare, da 8 milioni. Dai, lascia perdere, porta qui la tua banda. Io ero a lavorare, gli ho dato i soldi e tutto, comprarlo, no? Lui ha iniziato il download prima di me. Proprio bisogno di gente con me. Stai dicendo sul set, non sarai... Io ho la mega punta di fast, quindi faccio le velocissime. 3-4 ore dopo... Ancora nel giro che ha incastrato i nostri vecchi compagni. Stavolta è diverso. Certo, questa volta incastreranno te. Tutto diverso. Tu presentati alla prossima cosa. Vedrai come vanno le cose. Vabbè, ma quello anche a me, non è che... 1 da 13, dove ti trovi in questo momento? La Wall Fake che è moddato, rango 650, c'ha 370 milioni, complimenti, gli è arrivato 1 milione e 200 mila, e io che non sono moddato un cazzo, vabbè. Ma c'è... Collisione confermata centrale. Stammi lontano. Ok, l'auto è danneggiata, ci ritiriamo. Sti contro me. Sì. Ovvio. No, ma poi c'è anche... Mi aveva scritto anche Antonio. Che l'aveva. Ehi. Uno Lincoln 30, aggiornamenti sulla posizione? Direzione est attraverso Silver Canyon. Ok, Roger, Lincoln 30. A tutte le unità, il sospetto è stato perso di vista. Si dirigeva a est attraverso Silver Canyon. Antonio? E dovremmo trovare il modo come passarlo. Anche questo è... Intoccabile. Torno completamente bianco, non mi riesco a mettere. La
prima la accetti e la seconda la declini, capito? Eh sì, ma prima la accetti e poi la declini. Prima la accetti e la seconda la declini. Sì, però se non funziona è inutile che... o no. La prima la accetti, la seconda la declini, ma se non va. Dani, chiama Domenico, fatelo rispiegare, dai, perché ci conosci bene. Ma Antonio Esposito, a chi serve la energy contarga? Ora gli mando un messaggio privato. Ti do 50 euro, me la passi? No, ad Antonio, se proprio questo lo devi fare, glielo devi dire a quello che è all'originale, a Dario. Dexlow. Ma questo qua, ma Antonio Esposito tu lo conosci? No. Infatti lui dice che ce l'ha in linea. Ora gli dico, no, se ce l'hai, no, ma si fa presto a vedere, ragazzi, lo mettiamo in sessione e porta la macchina, la vediamo. No, di solito la targa completamente bianca, non riesco a montarla. Però se volete la LG la posso dare, almeno non c'è problema. No, la LG ce l'abbiamo, io ce ne ho 70 di LG al maximate da 976.000 dollari. Serve la targa.